Ciao! Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese di giugno 2018. Primo prodotto che vi mostro è questa lacca della Malizia. Dice di essere Malizia Ecologica Ecofix. Protegge i tuoi capelli rispetto all'ambiente, lacca forte, 1,50 € in promo per 300 ml, ma ho segnato il prezzo che è di 3,90 € a prezzo pieno. Questa qui. Allora, cosa dire di questa lacca? Intanto che fa il suo lavoro perché fissa i capelli, io sono un amante delle lacche, questa fa sicuramente il suo lavoro ed è fissa senza appiccicare, non tende a seccare i capelli, non lascia residui, però ha il suo però, ha il profumo caratteristico della Malizia, quindi è molto profumata. E il profumo persiste sui capelli, quindi vi deve piacere il profumo perché se no vi dà fastidio davvero tutto il giorno. A me sinceramente non è piaciuta più di tanto, comunque fa il suo lavoro e in offerta perché no. Dice di essere eco-friendly perché è ozone free, quindi non dovrebbe danneggiare l'ozono. Va bene, sicuramente, però il problema è che io l'applico e mi fa starnutire tantissimo, quindi sarà eco-friendly, però mi fa starnutire. Fa il suo lavoro, ma niente di che. Secondo prodotto è sicuramente questo doccia crema extra delicato dell'Hepatite Marcillet latte di mandorla dolce. Lo dice di idrata e nutre. È questo qui. E a me è piaciuto tantissimo. Allora, intanto deve piacere il profumo di mandorla, perché questo sa davvero tanto di mandorla dolce, ma è ottimo. Durante la doccia si diffonde in tutto il bagno, quindi wow, però non persiste sulla pelle. Allora, lascia una profumazione molto gradevole, sì, l'ho detto. Fa una bella schiuma che però si rimuove facilmente, deterge bene, non aggredisce la pelle, non la irrita e la nutre anche perché io dopo non sento il bisogno di andare a utilizzare la crema idratante. Credo che sia un profumo più che altro adatto per la stagione fredda, in estate preferisco di più i fioriti, i fruttati, ma comunque questo sicuramente appena lo ritrovo in promozione lo ricompro perché davvero mi è piaciuto un Altro sacco. prodotto che vi mostro, e anche questa è stata una super scoperta, è questa maschera per i capelli della Splendor, maschera illuminante olio splendente. Allora, la confezione è un 500 ml, quindi davvero è molto grande, e ho segnato il prezzo perché l'ho guardato da Tigotà, se lo trovo, di 3,90 €, quindi dura tantissimo. Allora, intanto io l'ho proprio finita. Ok, è una maschera che sì, dura tanto perché basta poco prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte. Lasciamola un attimo, massaggiamo, la lasciamo un attimo agire il tempo delle, ad esempio, io il resto faccio la doccia intanto che agisce sui capelli e poi si risciacqua. Allora, segnatelo perché davvero a me è piaciuta tanto, ma tanto. Si tratta di una maschera che va a rendere i capelli morbidi ed districati, anche una volta che sono bagnati, pettinarli risulta molto facile. Non li va a appesantire, quindi cosa molto importante soprattutto per i miei capelli che tendono al grasso. Illuminante no, però è davvero fantastica. Ha anche un buon profumo che resta sui capelli anche il giorno dopo, quindi davvero un prodotto molto valido a un prezzo molto basso. Allora, questi intanto erano i prodotti del periodo. Fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così riceverete una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima. Ciao!